child. Sleeping when old people try to build their time. Questa è la prima serata del Sudestival Concorso. Vedremo 8 film in questo nostro inverno cinematografico che non a caso si chiuderà il 21 marzo. Degli 8 film inizieremo con un film che proviene dal Festival di Roma, dove ha avuto un'unica proiezione. Abbiamo con noi il regista di Take 5, che è Guido Lombardi. E l'attore anche produttore che è Gaetano Di Vaio, con la sua incredibile voce, potrebbe fare il doppiatore nella sua vita, però ha fatto ben altro, poi ci racconterà. Posso soltanto, diciamo, augurarvi buona visione. C'è molto dialetto napoletano, trattandosi di 5 rapinatori, non vi svelo niente perché si capisce nei primi 10 minuti, 5 rapinatori napoletani. È un'idea questa di questo film che è venuta a me e Gaetano ormai 5 anni fa, quindi un po' alla volta abbiamo costruito tutto quello che era necessario per realizzare e trovare le risorse. La proiezione avviene in DVD perché ci siamo accorti che il DCP che abbiamo mandato è sottotitolato in inglese, quindi niente, buona visione, e passo la parola a Gaetano, che è produttore e uno degli attori del film. Buonasera, la mia voce è questa qui, come diceva Michele. Vabbè, io, essendo anche il suo produttore, ricordo pure che lui è il leone del futuro alla Mostra di Venezia di 2 anni fa col film La Baia Educazione Criminale, vinse anche la settimana della critica sempre a Venezia, a Busan, tra i più importanti festival del mondo asiatico, arrivo primo sempre con La Baia Educazione Criminale. Comunque eravamo reduci da questo film che raccontava la strage degli africani a Castelvolturno vicino Napoli, 6 vittime innocenti della camorra, e tutto messo a tacere dopo pochi mesi, diciamo. E questo film cercò di riportare un po' alla luce quella tragica vicenda. Quindi dopo questo film così particolare ci siamo voluti cimentare un altro tipo di film. Da noi, la mia produzione si chiama Figli del Bronx, per cui da noi si aspettavano di nuovo un film particolare. Avevo prodotto film che raccontavano il carcere dentro e fuori, avevo raccontato i Rom presenti a Scampia, la comunità zingara presente sul territorio di Scampia, quindi quasi tutti i miei film andavano, la BA appunto, che raccontava un pezzo d'Africa a Castelvolturno. Questa era la prima volta che in qualche modo ci cimentavamo in una produzione diversa, e ci siamo semplicemente detti: facciamo un film diverso, che però per noi è possibile realizzarlo con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione. Lui disse: che cosa? E non so, pensiamo. Premetto che stavamo scrivendo un libro assieme, mi faccio pubblicità, il romanzo si chiama Non mi arrete mai, edito da Einaudi pochi mesi fa, racconta la mia storia vera di un passato particolare, oggi faccio il produttore. E mentre scriviamo questo libro, come amma fare un film, visto che abbiamo le attrezzature ma non abbiamo un euro, e facciamo un film su un colpo e ambientiamolo in un covo, in uno spazio ristretto, dove è possibile avere semplicemente il direttore di fotografia, magari lo scenografo, il costumista, 10-15 di noi, e ce lo giriamo, 4-5 attori, e ce lo giriamo. Così è nato. Poi vederselo veramente sullo schermo è stata un'emozione grande dopo 5 anni, perché all'epoca non eravamo certi di realizzarlo. E in realtà poi abbiamo trovato una cosa di soldi un po' più consistente, niente di che, il film è costato circa 800.000 euro, eravamo partiti per farlo con 20-30.000 euro, invece poi abbiamo trovato un budget più consistente, quindi abbiamo pagato tutti, soddisfatto tutti. Ora speriamo che vi piace, non vi svelo, vi dico solo che io sono quello che organizza qui. Ma non vi dico come va a finire, tanto quello lo capite dopo 3 secondi che comincia il film, diciamo. Grazie. Dopo una visione.